in questo cammino spirituale ci facciamo accompagnare da Santa Maria della Tolleranza, nell'annuale ricorrenza della sua festa liturgica. Lunghi il Calvario ha percorso il giovane età. Preghiamo. Signore, insegnaci a seguirti sulla via della croce per essere tuoi veri discepoli, senza porre ostacoli, viene succedere al cammino che ci porta a vivere totalmente in te. Per Cristo nostro Signore. Di speranza e di carità autenticamente evangeliche,
si è invitati a riscoprire le radici profonde della gioia, cioè della buona novella recata sulla terra dalla venuta di Gesù. Abbiate sempre più chiara coscienza di questa realtà interiore che contraddistingue ogni seguace di Cristo, chiamato a viverla intensamente e a proclamarla come espressione della nuova alleanza, suggellata dal sangue dell'agnello e come segno pasquale della risurrezione dell'alleluia. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Esternamente, ma quanta ricchezza interiore vibrò nel suo animo sensibile e generoso, e quale totale dono di sé egli seppe fare a Dio e alla Vergine, e l'assoluta fedeltà alla regola e allo spirito di orazione e di penitenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
abbia il sangue di lui, a portare la croce. San Gabriele si pose come grano, destinato a morire per portare frutto, nel solco fecondo della croce di Cristo, per cercare il suo contributo nell'azione salvifica, che egli si attua ogni giorno fino alla fine del mondo. Nella croce egli concepì, percepì l'incontro salvifico della colpa con l'innocenza, della cattiveria con la bontà, dell'odio con l'amore, della morte con la vita. Nella croce seppe ravvisare la composizione della giustizia con la misericordia, del dolore con la speranza, della gioia col sacrificio. A colei che egli contemplava ai piedi della croce non cessava di ripetere: il mio paradiso sono i tuoi dolori, o madre mia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri meriti, come anche noi rimettiamo ai nostri meriti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dalla routine, dal tran tran quotidiano, a quelle che in vano la cercano dove essa non è. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo. Sapore e valore.
chi tentasse di chiudere le pagine del Vangelo che documentano il tragico epilogo della vita terrena di Gesù, vagheggiando un Vangelo più facile, più comodo, più conforme a un modo accomodante della vita, ridurrebbe il Vangelo di Gesù a un documento del passato, a una parola inerte, a un racconto senza vita e senza capacità di salvezza. Il Signore ha salvato il mondo con la croce, ha ridato all'umanità la speranza e il diritto alla vita con la sua morte. Non si può onorare Cristo se non lo si riconosce come Salvatore, se non si riconosce il mistero della sua santa croce. È tutto qui il nucleo del messaggio vissuto da San Gabriele della Dolorata e raccomandato ai giovani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gabriele oggi vi ricorda che se volete essere veramente cristiani non potete rifiutarvi di partecipare alla passione del Signore e di portare dietro a Lui la vostra croce. È questa la legge dell'ascetica cristiana, ribadita peraltro anche dalla sapienza umana, per crucem ad lucem. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ricordatevi sempre
che anche voi collaborerete alla redenzione del mondo se saprete trasformare l'energia morale, le immancabili difficoltà inerenti alle vostre specifiche situazioni esistenziali. Se saprete portare la croce, se saprete cioè affrontare la vita con coraggio, senza mollezze, senza viltà, se saprete comprendere il dolore altrui ed essere dei buoni samaritani verso i fratelli che incontrerete lungo la via della vostra vicenda umana, se saprete finalmente stabilire col Cristo una profonda comunione affettiva ed effettiva. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In questo modo riuscite a fugare le incertezze e i timori che non mancano di affacciarsi all'orizzonte e sarete davvero i portatori di una nuova civiltà nella quale si realizzino la giustizia, la verità, la solidarietà e l'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Rispondo a chi
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sulla quale ancorare la propria esistenza,
dal servizio ai fratelli, specialmente i più fragili. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Stavano ad osservare dove veniva deposto. San Gabriele, con la sua vita breve ma intensa, ha lasciato un'impronta che perdura in tutta la sua efficacia. Possa l'esempio di questo giovane religioso passionista, forte nella fede, fermo nella speranza e ardente nella carità, guidare il cammino delle persone consacrate dei fedeli laici nella visione di amore verso Dio e verso il prossimo. È necessario che i discepoli del Signore diventino sempre più strumenti di comunione e di fraternità, estendendo agli altri la carità di Cristo e irradiandola con atteggiamenti concreti di vicinanza, di tenerezza e di dedizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.